Ciao a tutti, io sono Antonio. Oggi vorrei mostrarvi come effettuare l'abilitazione della E402B. Questo è il mio primo video che farò sulle locomotive, perché i video che ho fatto precedentemente erano sui mezzi leggeri. Allora, le automotrici, leggera elettrica. Allora, per prima cosa andiamo sul pannello alta tensione e inseriamo il bipolare. Dopodiché giriamo la chiave banco e cominciamo a pompare aria sufficiente con il compressore di primo alzamento che pomperà aria sufficiente per alzare il pantorno, il cosiddetto CPA. Alziamo il pantografo anteriore. Pantografo alzato, spegniamo il compressore di primo alzamento CPA. E aspettiamo che va via la spia gialla. Andata via, chiudiamo l'IR, l'interruttore rapido, e inseriamo i gruppi statici. E aspettiamo che il serbatoio principale arrivi sugli 8-9 bar. Inseriamo l'SHMT, ovvero il sistema controllo della marcia del treno. Mettiamo la velocità di uscita che è a 100 su questa a del simulatore. Devo aggiungere qualcosa. È un'ottima locomotiva, è nuovissima. E che dire di più? Ah, sì, aggiungo che in questo scenario alla stazione di Terni c'è una E402B parcheggiata, quindi è una vera coincidenza. Thank you.
riusciamo a sfrenare il mezzo, mettiamo il rubinetto di servizio, il freno rubinetto continuo in posizione di marcia. Intanto il freno di parcheggio. Dovrebbe andare via questa spia gialla, scusate, questa spia rossa. Come vedete è andato via. E ora dovrebbe fare la prova freno all'SCMT, 4 sfoghi. Aria naturalmente. Eccoli. Introduciamo i dati. Invertitore in avanti. E inseriamo il modo rapida e facciamo la prova a trazione. Vai in trazione, togliamo il moderabile e dobbiamo eseguire la prova freno, freniamo. Freno eseguita, ora dobbiamo aspettare l'ordine di partenza. Dobbiamo aspettare che alle 5 e 2 minuti, sono le 4:55 del mattino. Tromba e fischio funzionano perché dobbiamo sempre controllare se uno dei due funziona prima di partire. La realtà funziona così, noi lo facciamo anche nel simulatore, inseriamo il moderabile e aspettiamo l'ordine di partenza. Spegniamo le luci in cabina e se avete domande o dubbi o dovete fare qualsiasi cosa mi dovete commentare. Spero di essere stato d'aiuto, spero di aver fatto cosa gradita con questa guida. E la prossima video recensione sulla locomotiva E444, anche nota come tartaruga. Ciao a tutti ragazzi!